Bentrovati allora davvero a tutti, seconda giornata di Forum Issa Pulire 2022, 2 giorni dedicati al mondo della pulizia come valore assoluto. Lo sapete, conoscete ormai questo format ideato nel 2012 che ogni 2 anni vi trova così anche protagonisti per un confronto, per ascoltare o per proporre. Un confronto che è sempre molto costruttivo per sensibilizzare le coscienze e per richiamare un po' alle responsabilità. Oggi si parlerà di questa mattina di memoria per la prima parte, si parlerà invece di gestione nella seconda parte nel pomeriggio, ma adesso vorrei, rispetto al panel che c'è, molto, molto interessante di relatori, vorrei anche chiamare e ringraziare per l'organizzazione Tony D'Andrea, amministratore delegato di Issa Pulire Network. Buongiorno e bentrovato, Tony. Allora, io direi di partire con il video per chi non fosse stato con noi ieri e racchiude in qualche modo, sintetizza il senso di questa giornata e poi entriamo nel vivo della mattinata. Prego. Noi siamo un paese senza memoria, il che equivale a dire senza storia. L'Italia rimuove il suo passato prossimo, lo perde nell'oblio dell'etere televisivo, ne tiene solo i ricordi, i frammenti che potrebbero farle comodo per le sue contorsioni, per le sue conversioni. Ma l'Italia è un paese circolare, gattopardesco, in cui tutto cambia per restare com'è, in cui tutto scorre per non passare davvero. Se l'Italia avesse cura della sua storia, della sua memoria, si accorgerebbe che i regimi non nascono dal nulla. Sono il portato di veleni antichi, di metastasi invincibili. Imparerebbe che questo paese è speciale nel vivere alla grande, ma con le pezze al culo, che i suoi vizi sono ciclici. Si ripetono incarnati da uomini diversi con lo stesso cinismo, la medesima indifferenza per l'etica, con l'identica allergia alla coerenza, a un'attenzione morale. Le parole severe, impietose, durissime che Pierpaolo Pasolini ci consegna nei suoi scritti corsari sono ancora, a distanza di quasi 50 anni, la rappresentazione di una consapevolezza collettiva imbarazzante, inconfessabile, regolarmente respinta. Un debito inestinguibile che si rivaluta ad ogni tragica ricorrenza. Pasolini parla di regimi, ma potremmo estendere la riflessione alle stragi di Stato, alla criminalità organizzata, ai terremoti, alle alluvioni, ai disastri batteriologici, ma anche alle infezioni correlate all'assistenza e agli incidenti sul lavoro. In Italia muoiono quasi 3 persone al giorno in oltre 600.000 incidenti sul lavoro all'anno. Forum Issa Pulire si propone da anni come luogo aperto e rappresentativo nel quale il mondo dei servizi si osserva, si confronta, si interroga. L'occasione per un esercizio collettivo fatto di ammissioni e di confessioni su noi stessi, sul nostro lavoro, sulle nostre azioni. In questa nuova edizione ci concentreremo su 3 tematiche attuali e sensibili, con la volontà che l'analisi attenta e profonda di tante storie ci aiuti a riconoscere, senza esitazioni, l'origine e la ragione di molte circostanze ricorrenti. Parleremo di salute e di sicurezza sul lavoro, di come riprogettare luoghi, gesti, competenze. Cercheremo di capire come affrontare in modo concreto e definitivo il tema della responsabilità. Impareremo a comprendere quanto la gestione integrata dei servizi incida sul livello di modernità di un sistema produttivo, in un paese e in una comunità. La condivisione di un lessico della nuova normalità ci aiuterà a tracciare i confini delle nostre attività, a organizzare il lavoro in funzione dei nuovi bisogni, a definire ruoli, competenze e autorità in una dimensione sempre più ricorrente, quella dell'incertezza. Affronteremo il tema della memoria. Cominceremo un viaggio nelle storie che ritornano, testimonianze importanti, vissute in prima persona,
rievocheranno eventi drammatici accaduti nel nostro paese. Ricorrenze cicliche, responsabilità sospette. Storie che hanno lasciato nell'immaginario sociale spiegazioni parziali, rappresentazioni infedeli, risoluzioni incompiute. Parleremo di memoria come luogo di incontro e di conoscenza, come mezzo di trasmissione dell'esperienza, come dimensione dinamica e generativa rivolta al futuro, come strumento per la costruzione di una coscienza civile. Eccoci qua. Allora, la prima parte è una parte che occuperà il professor Crepè e ci racconterà alcune cose importanti. Andrea Pancani, che registra nello studio accanto la sua trasmissione, ci raggiungerà tra pochi minuti. Bellezza, felicità, accoglienza, appartenenza, etica, ambiente, legalità, dignità, solidarietà, salute, prevenzione, libertà, le donne, innovazione, tecnologia, sono questi i temi che hanno caratterizzato le scorse edizioni di Forum Issa Pulire. Nella mattinata di oggi affronteremo il tema della memoria. Chiederemo al professor Crepè, che siamo felici di avere con noi oggi, di spiegarci come funziona la nostra memoria, quali sono i processi che inconsapevolmente il nostro cervello attiva e mette in atto per proteggerci da ricordi negativi, da circostanze tristi, da immagini dolorose, da paura. Il video che abbiamo appena visto comincia con le parole di Pierpaolo Pasolini, che ci ricordano che noi siamo un paese senza memoria, il che equivale a dire senza storia. L'Italia rimuove il suo passato prossimo, conserva solo i frammenti, i ricordi che potrebbero farle comodo. Se l'Italia avesse cura della sua storia, della sua memoria, si accorgerebbe che i suoi vizi sono ciclici, si ripetono incarnati da uomini diversi con lo stesso cinismo, la medesima indifferenza per l'etica, con l'identica allergia alla coerenza e a una tensione morale. Il panel di questa mattina avrà proprio questo obiettivo, ricostruire attraverso un percorso guidato di testimonianze, di racconti, di ricostruzioni, le ragioni di eventi che si sono ripetuti quasi con cadenza ciclica, dai terremoti alle epidemie, agli infortuni, alle alluvioni e ai disastri batteriologici. Prego quindi il professor Crepè di raggiungermi sul palco e di raccontarci la sua idea di memoria. Prima che questo avvenga c'è un brevissimo clip dello sponsor Sanitec. Grazie. Professore, prego. Amo il mio lavoro di chef. Divertente, creativo, dinamico e così ricco di soddisfazioni. Ma in cucina serve disciplina e igiene assoluta. Con la pulizia non si scherza. Sanitec, igiene sicura.